Negli ultimi anni sono stati numerosi gli sviluppi nel campo della ricerca sulle malattie neuromuscolari. Si parla anche di cellule staminali, non soltanto quelle mesenchimali, che rappresentano appunto uno dei campi di ricerca, dinamico e in cui si sta iniziando a lavorare più attivamente. Se ne è parlato anche durante un evento, un simposio internazionale sulle terapie cellulari e le malattie neurodegenerative, che nasce dall'associazione Ruotabile, associazione di pazienti con queste malattie neurodegenerative, nell'ambito del progetto STEM Wars. Abbiamo cercato di capire meglio come è nato il simposio, grazie al dottor Marcello Villanova, che ha organizzato l'evento insieme all'associazione pazienti Ruotabile. Dottor Villanova, oggi abbiamo un evento molto importante qui a Bologna, un evento internazionale perché comunque ha riunito anche esperti provenienti dall'America, dalla Francia, non soltanto italiani. Malattie neuromuscolari rare, cosa si sta facendo? Perché avete pensato di creare questo evento? Da cosa parte? Qual è l'idea di fondo? Allora, l'idea era quella di praticamente creare un meeting, una riunione che accogliesse le famiglie, che accogliesse anche i ricercatori e i clinici, in maniera tale che tutti insieme potessimo discutere di queste terapie cellulari, perché la gente ne sente tantissimo parlare in TV, ha delle idee spesso molto confuse. E allora il nostro obiettivo e la nostra ispirazione è stata quella di mettere insieme tutti quanti, i maggiori esperti, le famiglie, quindi con i ragazzi ammalati e i clinici, in maniera tale da dare, diciamo, una informazione quanto più corretta. Quindi oggi abbiamo spiegato un po' che cosa significa staminale, quali sono le emozioni che questa parola determina nelle varie categorie, perché la parola staminale in un ammalato può dargli una sensazione di cura, in noi medici può dare, diciamo, una strategia terapeutica molto interessante. Per chi si occupa di problematiche di sicurezza, di etica, problemi medico-legali, può dare, diciamo, uno stimolo al far sì che tutto però avvenga in modo sicuro, senza problemi. E a chi le vende, a fare il suo business. Quindi è un argomento molto complesso, ci vuole molta, diciamo, cultura, ci vuole molta prudenza, però è bene che le persone capiscano che noi non li abbandoniamo e che siamo comunque con loro per cercare qualsiasi strada possibile, perché poi alla fine il nostro obiettivo è trattare questa gente e migliorare la loro vita. E se delle cellule possono farlo, perché no? Ecco, professore, appunto si è parlato molto di queste cellule staminali. Come mai questi trial clinici stentano a partire? Da dove parte il problema? Allora, intanto il termine staminale è molto variegato, però al di là di questo, come ha detto il professor Kaplan, per fare questi studi occorrono tanti soldi e purtroppo questi soldi in questo filone di ricerca non ci sono, perché la stragrande maggioranza della ricerca oggi va verso delle molecole chimiche, quindi verso l'ambiente di tipo farmaceutico. È lì il problema, perché per portare avanti questi studi, che molti dei quali ci sono già, perché studi in fase 1 di sicurezza anche sugli animali, per moltissime malattie sono già stati studiati. Il problema è portare questa ricerca nella clinica, ma per poterla fare occorrono tantissimi soldi, quindi è questo il problema maggiore. Allora, l'obiettivo è quello di cercare di creare comunque una corrente di opinione, cercare di spingere su delle leggi regolatorie che comunque oggi impediscono anche spesso di andare avanti, e di fare in modo di raccogliere un po' dei fondi per portare avanti questo tipo di ricerca che secondo noi nell'arco di qualche anno, perché quando uno immagina che da un ovulo fecondato si forma un bambino ed immagina che tutto questo è fatto da delle cellule staminali, può pensare che tante cose forse tra un po' potranno essere come minimo trattate con queste cellule. Tra l'altro lei ci ha illustrato durante la sua relazione che alcuni bambini sono realmente migliorati con delle infusioni in realtà estemporanee, non eravamo all'interno di studi clinici, però questo dimostra che effettivamente l'effetto di efficacia c'è. Ma direi che quella è stata una storia molto particolare di cui noi abbiamo colto le parti migliori, perché siamo andati dietro ai bambini, ma questi bambini con malattie gravissime erano stati trattati con delle cellule prelevate dal midollo osseo, hanno avuto dei miglioramenti, abbiamo pubblicato questi miglioramenti e forse oggi ci siamo qui a parlare di questo e grazie a loro, perché è loro che ci spingono a dire: guardate, noi vi abbiamo mostrato qualcosa, non potevamo mentire perché a 2 anni non si mente e sta a voi portare avanti questi nostri risultati.